Senti Dio, gli infortuni di Marecchi ci ha dolore, ci rattrista perché è un patrimonio, è un ragazzo, rischia di perdere il mondiale e quant'altro, però insomma, il sostituto è all'altezza di Marecchi. Io ripeto, questo è il terzo infortunio in pochi anni, c'è da riflettere se non debba essere sottoposto a una preparazione atletica specifica e particolare, ci avranno già pensato, certo non c'è bisogno che lo dica io, faccio soltanto delle riflessioni ad alta voce, ma è un giocatore fragile. Andiamo ancora sulla Gazzetta dello Sport, perché quello che diceva il telespettatore prima, dopo la sosta la squadra azzurra dovrà affrontare la Juventus con Ospina, l'altro portiere, reduce dal volo intercontinentale, essendo stato convocato dalla Colombia per le qualificazioni mondiali. Un bel problema per Spalletti, arriva il giorno prima di Napoli-Juve, si è ben capito. Vabbè, certo, mica possiamo giocare con Contini. Fermo restando che è anche un buon portiere. Ospina è un grande portiere, un ottimo portiere, ha grande personalità. Poi certo, se deve fare un volo intercontinentale, arriva qua. Ma io penso che questi sono atleti. Devo dire sinceramente, questa cosa qua mi preoccupa poco. A me dispiace che un ragazzo di prospettiva così importante a Napoli, il secondo infortunio, e questo è un infortunio grave, perché sono infortuni noiosi, non sono gravi dal punto di vista della salute, penso, ma sono infortuni delicati perché ci vuole molto tempo per guarire, perché tu non è che lo puoi ingessare o fai un intervento, bisogna aspettare i tempi giusti. Fin qui la cattiva notizia, ma adesso sto per darvi una buona notizia, però vado prima al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, buonasera. Complimenti per la trasmissione e complimenti anche al professore, che è una persona molto pacata e che sa le cose. Volevo dire una cosa, no? Come mai il Napoli, no? Che De Laurentiis, diciamo così, io mi sono divertito tanto con De Laurentiis, no? In tutti questi anni, no? È andato bene, poi man mano, non facendo più la scendeosa e cose con il Covid, diciamo che sta ritornando un po', cioè che non ce la fa più a sostenere questa cosa, il Dela, no? Poi un'altra cosa, il Milan, che fino all'anno scorso sembrava una società in fallimento, no? Adesso acquista giocatori, paga super ingaggi e il Napoli non può pagare l'ingaggio ad Insigne. Secondo me questo è un controsenso proprio, perché il Milan stava scomparendo, come pure la Juve con tutti questi debiti, no? Ma come vanno queste società? Allora, De Laurentiis è un ottimo presidente, un ottimo imprenditore, però è arrivato il momento che dovrebbe passare la mano, perché fra 3 o 4 anni, se le cose vanno così, non ce la farà più. Ok, la ringrazio grazie. Complimenti per la trasmissione. Grazie a voi che ci seguite con tanto affetto. È una trasmissione che lascia parlare, pacata, che cerchiamo, con cui cerchiamo di analizzare tante cose, avendo anche l'opportunità di avere il professor Trombetti. Vogliamo dare una risposta a questo tifoso? Sì, ma io credo che bisogna sgomberare il campo da un equivoco, anche qui direi retorico. I tifosi, come me, non sono i padroni della società, sono i clienti. Se a me lo spettacolo che la società mi offre non mi piace, non mi convince, faccio altro. Ma non è che posso decidere che De Laurentiis lascia o non lascia, questo è impossibile. De Laurentiis è il proprietario, lascerà quando la sua convenienza, ma signori, gli imprenditori che fanno palazzi, fanno alberghi, fanno il turismo, fanno automobili, che obiettivo hanno? Il profitto. Il calcio ormai è un'azienda a tutti gli effetti ed è un'azienda sinistrata perché ha avuto contraccolpi micidiali dal Covid. Io dico soltanto una cosa, De Laurentiis non è stato fortunato, perché una squadra che per 3 volte è campione d'inverno e non riesce a vincere il campionato, certamente non è aiutata dalla buona sorte, perché in generale chi vince il campionato d'inverno poi vince il campionato. Purtroppo a noi non è accaduto, devo parlare dei 91 punti, cioè lui ha investito, ha lavorato, poi ci avrà i suoi difetti, non discuto. Insigne, io non mi metterò mai a piangere per il povero Insigne che guadagna 4 milioni all'anno invece che 6. Guardate, io a me su questo punto non mi convince nessuno. Il presidente fa benissimo a non aumentare l'ingaggio. La buona notizia,
Ve la do subito dopo questa telefonata. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera, ciao Angelo, Forza Napoli. Ciao, Forza Napoli, chi sei, da dove chiami? Pasquale, da Santa Maria della Carità. Pasquale. Io sono d'accordo innanzitutto sul fatto che gli ingaggi agli over 30 non bisogna rinnovarli oltre il dovuto, non esiste proprio. 4 milioni mettere a bilancio un giocatore di 31 anni l'anno prossimo, sono 4x4, facciamo un po' i conti, per me non ne vale la pena. Sono 30 milioni quasi lo voglio bene a Lorenzo, tutta la stima, tutto quello che vogliono loro. Abbiamo fatto col Mertens l'errore, non lo dobbiamo fare più con nessuno, perché il terzo, questo è il terzo errore, Zuniga, Culan, Mertens. Il Napoli ci ha rimesso una cinquantina di milioncini, quindi poteva fare ben altro. L'unica cosa che io non sono d'accordo sul fatto che potevamo vincere lo scudetto, quella è la forza del Napoli, purtroppo qui, oltre De Laurentiis, mettiamocelo in testa che non viene nessuno a investire, perché investire sì, ma Napoli a investire su cosa? Purtroppo è così, la forza della città, mi spiace dirlo, ma a livello commerciale è poca, perché non è sfruttata, secondo me, quindi questo è il grande problema. Poi che De Laurentiis non sia simpatico per i suoi modi di fare, di dire, a me non me ne frega proprio, sinceramente, perché a me io vedo il campo, alla fine sono 16 anni che vediamo un po' di calcio, qui non dire il calcio da Maradona, perché noi che ci prendiamo in giro, la storia parla di 90 anni, 4 anni, io poi il resto buio totale, me lo insegnate voi che avete qualche anno più di me, si comprava Savolti, punto, poi dietro non si capisce chi doveva giocare. Un giocatore forte, altri 10 erano scarsi. Altri meno tempi. Male ci siamo con la squadra, bene o male. Però quest'anno non bisogna caricare la squadra. No, non la carichiamo. La squadra deve lottare per vedere se arriva in Champions, ma non ci facciamo illusioni, non ci hanno fatto vincere quando eravamo più forti. Figurati quest'anno se ci fanno vincere. Tanto da quelle tre una ne può uscire. È inutile che ci il cerchio di Torino e Milano. Una ne può uscire. Vabbè, poi, vediamo che succede, vediamo che succede. C'è un solo posto per noi, non ci prendiamo in giro. Angelo, tu lo sai meglio di me, tu sei stato in curva, lo sai che significa. Quindi è difficile, certo. È molto difficile, perché noi quando andiamo in trasferta vediamo cose che allucinanti in quegli stati, allucinanti, perché un arbitro che vede Pjanic in quel modo per me non si toglie dalla testa. Io non penso nemmeno al Verona. Ma a me l'immagine di Orsato con il ginocchio in bocca di Pjanic, chi era Icardi, a chi lo fece spalla, non mi ricordo nemmeno. Cioè l'arbitro che dice che non ha visto. L'unica cosa che immagino a volte voi, quando andavate in trasferta e non c'era la televisione, chissà che si inventavano. Che non c'era, chissà che si inventavano, posso immaginare solo. Purtroppo lì è come. Ricordi vecchi, lasciamo perdere, voltiamo pagina, guardiamoci quello che abbiamo. Perdere. Speriamo bene. Grazie di aver chiamato. Che Dio ce la mandi buona. Grazie Pasquale, un abbraccio. Ciao, ciao. Allora, detto questo, vi do la buona notizia. Vediamo il computer. Oggi il report della seduta odierna. Ghoulam, Mertens, interamente in gruppo. Lavoro personalizzato per Demme e Politano. Fermati qui su questa foto, Federico, perché, ragazzi, quando voi leggete interamente in gruppo, significa che il calciatore è perfettamente abile ad allenarsi con i compagni che si allenano per giocare. Adesso non vogliamo affrettare i tempi, però leggere di Ghoulam interamente in gruppo e di Mertens a me fa piacere, non so a voi. Certamente, stiamo scherzando. Allora vuoi vedere che De Laurentiis, prima di provare a prendere questo del Siro, si è reso conto forse che Ghoulam può essere recuperato a breve. Attenzione, al beneficio dell'inventario. Io su Ghoulam sono molto pessimista. Sono troppi anni che lo aspettiamo. Noi dobbiamo dire la verità. Mertens ha i suoi annetti, però è giocatore da breve. Una mezz'oretta può fare. Quindi diciamo, può dare ancora un grosso contributo. Allora, per tutti gli over. Quando dico over 50, 60, 70, 80, 90, c'è una sorpresa per voi. Quindi, anche per i giovani, così guardano i giovani, guardano un po' che cos'era il calcio. Però per gli over 50, 60, i 70, gli 80, non vi muovete davanti al televisore, perché fra un po' vi farò vedere una cosa meravigliosa. Voi sapete che Angelo
quando vi promette una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Ripeto, per gli over 50, i 60, i 70, gli 80, i 90, eppure i 100. Andiamo in pubblicità, poi torniamo qui. Non cambiate, eh? Bene, rieccoci nuovamente collegati con TV Luna, canale 14 del Digitale Terrestre, lo ricordo. C'è anche un adeguamento tecnico per chi non lo vedesse e chi naturalmente sa che qualcuno non lo vede può dire di aggiornare il decoder. Ritroverà sul canale 14 ancora per molto tempo, per molti anni, la nostra emittente. Che qualcuno dica il contrario, noi siamo qui e andiamo avanti alla grandissima. Professor Trombetti, arriva un messaggio per lei. Saluto con affetto e nostalgia il professore di analisi 1 Guido Trombetti, facoltà di ingegneria, anno 1992-1993, Pino Sant'Agata. Ah, e tanti saluti affettuosi, gli studenti che mi ricordano, mi fanno, se lo ricorda Pino Sant'Agata, mi fanno emozionare. Guarda, io a ingegneria avevo 250 studenti. E come se lo fa a ricordare? Quindi, era terribile. Però me lo ricordo, diciamo, come devo dire. Come nome? Pino Sant'Agata. Vabbè, allora, salutiamo Pino Sant'Agata. E chissà che cosa farà adesso, nel 92 dell'ingegneria, adesso sarà sicuramente un grande ingegnere. Ecco, detto questo, un'altra domanda per il professor Trombetti. Non so, c'è una telefonata? Pronto? No. No. Ah, ancora no. 728 14 14 il numero, professor Trombetti. Lei l'8 novembre 1970 dove stava? L'8 novembre 1970. È 8 novembre 70. È una parola a dare questa. Era una domenica. Il problema è che l'8 novembre 1970. Lei è un matematico. Io ero molto giovane. Questa è molto giovane. La cosa bella. E la domenica che faceva? Andava giovane allo stadio tutte le domeniche. Quel giorno, caro. Tutte le domeniche, professor, per 40 anni. Caro professor Trombetti, quel giorno era l'8 novembre 1970. C'era un Napoli-Juventus allo stadio San Paolo, 80.000 persone al San Paolo. Il Napoli batté la Juventus per 1-0. A segnare fu il difensore Pogliana. Lei se la ricorda? Grande difensore. Se la ricorda questa partita? Grande difensore Pogliana. Sì. Segnò di testa. Noi abbiamo recuperato le immagini di quella partita e adesso, per tutti gli over 50, gli over 60, gli over 70, gli over 80, gli over 90, gli over 100, Angelo, e gli over 110. Avevo 21 anni. 21 anni. Ed è bello. In che settore andava? Io sempre nei distinti. Quindi di fronte. Vediamo le immagini di questa partita nel filmato che voglio regalare a tutti quelli che per la Marcord, che sapete facciamo sempre durante i nostri programmi, alla vigilia delle partite più importanti, Napoli-Juventus. 1-0 Pogliana, 8 novembre 70 col commento originale. Vediamo. Con un gol segnato da un terzino, allo scadere dei primi 45 minuti, il Napoli ha sconfitto la Juventus al San Paolo ed è restato solo al comando della classifica. Il successo, di strettissima misura, ottenuto per di più con un difensore, rispecchia fedelmente la condotta di gara degli azzurri. La loro partita ha infatti rivelato l'insufficienza realizzatrice del reparto d'attacco, che però ha creato, soprattutto nel primo tempo, diverse azioni pericolose. La Juventus, che nella ripresa ha fatto registrare una marcata superiorità territoriale, ha avuto due volte a disposizione il pallone del pareggio, incredibilmente sprecato in entrambe le occasioni. L'inflessibile rigorosità delle marcature ha frantumato l'incontro in lunghi e accesi duelli individuali, togliendogli l'ariosità delle manovre. Sormani, Ghio e Altafini, francobollati da Marchetti, Morini e Furino, non hanno avuto respiro, così come Haller, Anastasi e Bettega sono stati annullati da Pogliana, Panzanato e Monticolo. Soltanto Cucureddu, per la scarsa vena di Bianchi, che doveva controllarlo, ha avuto assoluta e continua libertà, abilmente sfruttata sia in fase offensiva che di difesa e di suggerimento per i propri compagni. Capello ha cercato tenacemente di riannodare le trame bianconere, ma gli è mancata la necessaria incisività nelle conclusioni. Il quarto d'ora iniziale ha visto ciascuna squadra decisa a prendere il sopravvento, ma è stato il Napoli alla fine che l'ha spuntata.
Il primo vero pericolo corso dagli ospiti è stato causato da Altafini, una delle rare volte che si è sganciato dal proprio custode. Su un suo cross teso è Morini che anticipa ad un soffio l'entrata di Dio. Altro momento favorevole per i partenopei al 17esimo. Su spiovente di Monticolo, Altafini manda fuori di poco. La Juve risponde con innocui tiri da lontano. Ed eccoci al gol. Mancano 50 secondi al riposo quando Morini interviene pallosamente su Ghio e Robello fischia. La sinistra batte magistralmente Sormani. La palla supera la barriera e Pogliana insacca di testa con felice intuizione. Non c'è neanche il tempo di rimettere al centro che si va agli spogliatoi. Al ritorno in campo sembra che gli azzurri con un Sormani in crescendo vogliano legittimare il vantaggio con una franca supremazia. Viceversa è la Juventus che si fa progressivamente minacciosa, costringendoli ad arretrare. Con la tenacia che gli è abituale, Anastasi guida la controffensiva bianconera, ma al suo dinamismo corrisponde oggi una mira imprecisa. Se ne ha conferma al 12esimo quando fallisce clamorosamente il bersaglio. Panzanato entra a vuoto sul centro di Bettega e il centravanti manda al lato con la porta spalancata davanti. Un prolungato assolo di Altafini offre un po' di tregua ai difensori partenopei, ma è sempre la Juve a menare la danza. Dopo che Haller aveva mancato un'altra buona occasione, al 18esimo triangolazione volante Furino Cucureddu Bettega, che di testa impegna Zoff in una difficile parata. La squadra torinese avanza anche con i terzini ed specialmente Furino che si mette in luce, tuttavia i padroni di casa controllano la partita con sufficiente sicurezza, anche se Anastasi in questa fase riesce più spesso a liberarsi della guardia di Panzanato. Perfino Altafini, eccolo sforbiciare in angolo, va a dar manforte nella propria area. Negli ultimi minuti però Sormani rompe di frequente l'assedio degli uomini di Picchi e rallentando sapientemente il ritmo di gioco conduce in porto la preziosa vittoria azzurra. Beh, è un bel filmato, prof. È una bella marcord, eh? Prof, lei ha notato con che classe e con che stile e con che parole si raccontava la sintesi di una partita? Ma sì, perché intanto il servizio pubblico aveva la fierezza di essere servizio pubblico. Il servizio pubblico operava con una gestione attentissima anche degli aggettivi. Quello che accade adesso con Sky, che tu, diciamo la verità, tecnologicamente fantastici, ma dal punto di vista mentale completamente asserviti a certe potenze del mondo del calcio. E quindi giudizi un po'. Non si possono sentire gonfiati. Quei servizi, non si possono sentire quei commenti. Invece, d'altro canto, la RAI è stata una fucina di grandissimi commentatori e telecronisti competenti, seri, obiettivi. Poi tutti possono sbagliare, però. No, ma non ce la possiamo io penso dire. Al collega che ha fatto questo pezzo, che lo ha scritto personalmente, non si sarà basato sulle cose. No, ma quando facevano tutto era un ricamo, veramente. Era un artigianato di alto livello. Questa è la verità. Abbiamo due telefonate, prendiamole subito. Vediamo la prima. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Vincenzo, chiamo dalla provincia di Caserta. Prego, Vincenzo. Intanto mi volevo complimentare con voi per la trasmissione, a lei e al professore. Grazie. Veramente una persona squisita, con degli aggettivi appropriati nello spiegare a tutti noi il calcio e di un'adeguazione veramente molto alta. La mia domanda era semplice, non era per fare polemica, ma era riguardo ad Insigne e soprattutto al 5 novembre, quando dopo la partita di Champions, da capitano insieme a tutti i suoi bravi, hanno deciso di non andare in ritiro contro una disposizione della società, e che in Italia non era mai successa una cosa del genere. Si chiamò ammutinamento. Ammutinamento, esatto. Sì, adesso sì, le faccio rispondere. Grazie di questa domanda. Grazie. Io credo in quell'occasione fui durissimo con i calciatori, perché sono professionisti super pagati e quindi devono assolutamente rispettare le determinazioni della società. Non è pensabile
che accada quello che è accaduto quella sera, che è stata una vergogna internazionale. Detto questo, però, ormai anche su quello De Laurentiis io non so se ha fatto bene o ha fatto male, perché Fellaini e Moggi, non ve lo dimenticate, Giordano, Bagni, Ferrario furono cacciati dalla sera, Garella dalla sera alla mattina, dopo aver letto il comunicato contro Bianchi. Dalla sera alla mattina furono cacciati e Napoli poi vinse un altro campionato, perché Moggi diceva prima la società, poi i giocatori. Invece il presidente ha fatto un'altra scelta, io la rispetto, anche se completamente non la condivido. E questa scelta è stata di stendere un velo, tant'è vero che ha fatto un contratto ricco di 2 anni a Mertens, no, che fu il primo a prendere il sacco e andarsene. Quindi là Insigne ha una responsabilità enorme e non voglio entrare a fare dietrologie, volevano cacciare Angelotti, volevano cacciare Giuntoli, non Giuntoli, non lo voglio sapere. So che Insigne, il capitano, ha sbagliato il doppio degli altri, però ormai quella partita è chiusa perché sono stati tutti amnistiati. C'è un'altra telefonata, prendiamola. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? No, è caduta la linea. E allora riacconciamo i telefoni, quindi 728 14 14. Professore, a proposito di Dries Mertens, no? Lei che sta facendo adesso? Sta prendendo il libro? Esatto, ha scritto un libro, tutto in diretta, vedi? Sì. Ha scritto un libro, professore. Eccolo qua. No, aspetta, metta giù. Perché adesso glielo faccio vedere io. Eccolo qua. Dries Mertens, chiamatemi Ciro. È un libro scritto d'impulso, uscito il 14 agosto, anche con il Corriere dello Sport. Solo con il Corriere dello Sport, sì, si trova in edicola. È stato c'è ancora? Sì. Quindi per bisogna me, comprare il Corriere dello Sport e farsi aiutare il libro. È stato un grande piacere, un grande onore. Il Corriere dello Sport è il primo quotidiano, il secondo dopo la Gazzetta Sportivo Italiano, di grandissima tradizione, è stato molto contento. Insieme a 2 colleghi, per Luigi Rippa e Sante Roberto, che hanno un privilegio, sono molto più giovani di me. Quindi, però Dries Mertens meritava un libro, questo. Meritava, perché insomma, scrivere un libro su un calciatore chiaramente è un'operazione leggera, un divertissement, non è un'opera letteraria, però anche il divertissement si rischia di diventare molto banale. Invece Mertens è un giocatore, è un uomo, è una persona che ha dei risvolti, dei contenuti umani, intellettuali non poco sottovalutati. Conto. Ecco, l'ha letto Mertens questo libro? Beh, io sono andato a intervistarlo a Castelvolturno, mi auguro che lo abbia letto. E ne sono praticamente. Beh, ma gliel'avranno sicuamente ricapitato, certo. Non è facile ricevere un libro. Ne parleremo fra ancora qualche attimo se c'è qualcosa che possiamo leggere, professore. Magari una parte, un pezzetto solo già, però pigliamo prima questa telefonata mentre lei cerca questo pezzetto. Sì. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Carlo. Carlo, da dove? Carlo da Sant'Antonio Abate. Da Sant'Antonio. Vorrei dire una cosa, innanzitutto quel filmato bellissimo che avete mandato, diciamo, io sono abbastanza anzianotto, in quel periodo andavo allo stadio e non erano 80.000 ma erano 120.000, perché lo sa molto bene anche si entrava a due, si entrava a due sotto i bracci, a due, qualche volta anche a tre, e i portoghesi erano proprio all'infinità. Secondo certo, me perché all'epoca Ferlaino aveva venduto tutti i biglietti, nel momento che tu hai venduto tutti i biglietti Napoli Juventus si campava di biglietteria. Era un periodo che gli 80.000 quando mai? La prima capienza dello stadio era 87.500. C'erano a tre sulle file, io mi ricordo in curva c'erano 3 persone. Sì, allora si guardava dietro la testa, in piedi. Vorrei un poco tornare all'attualità. Sì, torniamo. Io ero del parere che se il Napoli non avesse venduto nessuno, secondo me già stavamo a buon punto. Però è vero, non si è venduto, mi fa piacere pure che è rimasto Petagna, perché i primi 3 punti ce l'ha fatto guadagnare, perché secondo me se il gollicino non lo faceva lui, secondo me domenica non lo faceva nessuno. E voglio dire che però abbiamo sempre gli stessi problemi.
prendevamo gol da, diciamo così, da, non voglio dire la parola, ma quei gol noi non li possiamo prendere. Palla lunga, l'anno scorso è arrivata quella del Cagliari da dietro e ci ha fatto gol. Domenica un'altra volta, palla lunga dietro al nostro difensore e ci ha fatto gol. L'anno scorso l'abbiamo preso gol. Perciò a questo punto vuol dire che certe cose in difesa il nuovo allenatore dovrebbe guardare, perché sennò è inutile parlare, manca il terzino sinistro, perché oramai non ci sta più. Dico ai nostri tifosi di non parlarne più, perché non l'hanno presa, lasciamo stare, teniamoci quello che abbiamo. Se per caso gli viene in mente il presidente, che diciamo così a gennaio, che sa quel problema c'è, perché poi nelle partite importanti, e poi chiudo, poi si fa valere il terzino piccoletto sulla sinistra, l'abbiamo visto in Coppa dei Campioni, se vuoi ricordare. Però è stata la notizia di Goulam si è allenato col gruppo, chissà. Ma sono 3 anni, speriamo. Il vero Goulam secondo me sarebbe il più grande acquisto del Napoli. Il vero Goulam. Va bene, allora vi ringrazio. Grazie per averci chiamato. Osservazione grazie. Giustissima, prego. Perché il Napoli prende gol fotocopia e li prende sul lato di Lorenzo. Si inizia. Perché domenica l'abbiamo preso sul lato di Lorenzo. No, quello di testa l'ha rimesso al centro. Abbiamo ancora una telefonata, Federico. Sì, pronto. Buonasera, chi parla? Pronto? Pronto, buonasera, sono Nicola da Napoli. Nicola da Napoli, buonasera Nicola. Tu mi senti, Pommarello? Dimmi. Ma mi senti? Ti sento. Allora, noi abbiamo una rosa più, noi abbiamo una rosa più forte del campionato. Sei sì. D'accordo che abbiamo una rosa più forte del campionato? Lasci stare i nomi. Sì, sì. Abbiamo una rosa. Singolarmente siamo i più forti. Sì. Si è assodato. La prima cosa. Poi ti volevo dire un'altra cosa. La partita con la Juve. Io metto a paura di giù, uno solo bisogna fermare. Bisogna mettere un qualcuno sopra Quadrato, perché Quadrato è pericoloso, è grazie che giocatore che più dei paroni porta avanti e chiese porta in si tiene bene con più. Se fermiamo Quadrato è la Juve per me. Va bene, grazie Nicola. E poi ti voglio dire un'altra cosa, sì. Spero una cosa, ma è vero che col virus si muore. Certo. No, si gamba. Ci stanno 150.000 morti circa. Ci facciamo ancora questa domanda. Sì, sono d'accordo. Ma perché con l'Inps si gamba? Grazie, con l'Inps si gamba poco. Grazie della telefonata. C'è un'altra telefonata, era una battuta. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, sono Angelo da Melito. Angelo, abbiamo lo stesso nome, buonasera. Fra poco il nostro onomastico. Io sono un estimatore di Angelo. Fra poco il 2 ottobre, il nostro onomastico. No, volevo dire una cosa, per quanto riguarda la telefonata di poc'anzi. Sì. Cioè, pure il signor Trombetta. Il professor Trombetti, sì. Il professor Trombetti, no, oltretutto mia figlia si è laureata con lui, quindi... Ah, che piacere, lo, che lo piacere. Conosco. Che piacere. Infermieristica. Ah, benissimo. Cioè, ma chi è che non si è laureato col professor Trombetti? Poi mi chiedo. Infatti, 100.000 studenti. 100.000 studenti. 100.000. Tutta la carriera. Vabbè. Senta, professore, volevo dire solo una cosa, pure a lei e quell'altro spettatore, quell'altro signore che ha parlato prima. Sì, è vero che il gol è arrivato dal lato di Lorenzo, però non so se avete notato, Di Lorenzo stava a centro tra Pandev, che stava letteralmente da solo in area di rigore, e l'avversario, quindi Di Lorenzo, secondo me, non c'entra proprio, perché lui non ha fatto altro che stare in mezzo a questi due, cercando di poi, arrivato il pallone, cercava un po' dove poteva andare. Però se si fosse dedicato soltanto a quello là che ha segnato, adesso non ricordo il nome. Il terzino sinistro. Pandev praticamente era letteralmente vede, noi per semplicità diciamo dal lato di Lorenzo. È chiaro che i gol, come li prende il Napoli, sono responsabilità di reparto,
Quindi compresi i centrocampisti che non tornano a stringere, questo pare evidente. E questo, voglio dire un'altra cosa, tutti stanno dicendo a un astro, io sono convinto, un bel calciatore, ma Politano torna a dare una mano a Di Lorenzo. Un astro lo sa fare, cioè noi non ci dobbiamo far impressionare da un grande dribbling, che la partita è fatta di fase d'attacco e di fase difensiva. Sul gol, che io dico dal lato di Di Lorenzo, c'è chiaramente un deficit di reparto. Di Lorenzo è andato a stringere sugli uomini che stavano in mezzo e qualcuno va andando a coprire. Certo. Va bene, certo. Grazie al nostro amico che ha chiamato. Buona serata. Grazie buona mille, serata. Grazie. Adesso, grazie, devo salutare, professore, due amici radioamatori. Ah. Io sono radioamatore anche io. Ah. E devo salutare due amici che ci seguono tutte le sere, quindi sono tifosi del Napoli, in particolar modo il mio caro amico Aldo, che ha una sigla curiosa, IK8DGV, che è Aldo, che ci segue sempre, una persona molto anziana, e poi saluto anche Luigi, un altro amico, collega radioamatore, anche lui stamattina abbiamo fatto quattro chiacchiere insieme via radio, mattina presto, e bello, ci saluti. Un modo intelligente di socializzare, ecco. Perché sono i modi stupidi di socializzare. Non ci sono chat, non c'è internet, la radio. C'è la radio, quindi c'è la voce, c'è la... Aldo e Luigi, un caro abbraccio da tutti noi. Professore, siamo quasi in chiusura. Io le volevo chiedere come valuta il fatto che in alcuni campionati europei si va allo stadio tutti, 50, 60 mila, 70 mila, vediamo le immagini, e in Italia siamo ancora al 50% della capienza, quindi Napoli quasi io al 30.000. Io sono favorevole alla prudenza. Quindi se questo fatto di tenere gli stadi al 50% ci fa rimanere un passo indietro sui contagi, ben venga gli stadi al 50%. E guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché l'anno scorso eravamo allo 0%, cioè gli stadi erano completamente vuoti. Sì, adesso, però, voglio sì, dire, però, a San Paolo 25-30 mila persone ci possono andare. Poi io credo che in alcuni paesi fanno il passo più lungo della gara. Noi dobbiamo ricordarci che questa maledetta pandemia non è sconfitta, non è ancora battuta, quindi dobbiamo essere prudenti, io lo dico a me innanzitutto, perché il trasporto naturale è di ritornare alle vecchie abitudini, purtroppo non si può ancora fare, quindi bene fa chi sceglie la prudenza. Se quello dello stadio è una linea di prudenza, io mi associo. Professore, ma non c'è il rischio che i campionati possano essere falsati, soprattutto quello europeo, laddove in uno stadio trovi 60-70 mila persone, in Russia per esempio, e poi tu qui giochi con 20 mila? No, questo non ci credo, non ci credo. Quindi non è falsato. Non si falsa. Ieri c'è il Napoli, quando ha giocato a Napoli, con 20-25 mila spettatori, sembravano 100 mila, perché poi o vanno in 25 o 30 mila, o vanno in 40 mila. Il calore che si trasmette si sente sempre. Adesso volevo leggere una cosa del libro. Sì, leggo un passaggio brevissimo. Libro che si trova in edicola, lo ricordo, insieme a quello dello sport. Si riferisce a una scenetta che Mertens fa. Mertens cade e poiché nessuno, né un compagno di squadra né un avversario lo aiuta ad alzarsi, allunga nel vuoto una mano e si tira su come tenendosi a un cavaliere invisibile. Questo personaggio immaginario che aiuta Mertens ad alzarsi si potrebbe chiamare Agilulfo, il cavaliere di Italo Calvino, vestito con un'armatura e un elmo e del quale non era possibile vedere l'immagine. Un cavaliere inesistente, per l'appunto, sempre pronto a sollevare chi cade soltanto per puro spirito cavalleresco. Questo Agilulfo? È il cavaliere inesistente, un capolavoro di Calvino. Chi non l'ha letto lo vada a leggere.
è un grande capolavoro della letteratura italiana, un libro piccolo piccolo. Come si chiama? Ci sono due, Il Visconte di Mezzanata e Il Cavaliere Inesistente. Non la faccio a me la pubblicità, la faccio a uno dei sommi scrittori il italiani. Il Cavaliere Inesistente, che sarebbe questo Aginulfo, esatto, che sollevava, forse chi era in difficoltà, esatto, aiutava. Esatto. Però non esisteva, tu quando alzavi era un fantasma. Bravo. E quante cose si imparano qui, amici telespettatori. Quando viene il professore Trombetti è un piacere ascoltarlo. Io resto muto, vedete, spesso parlo molto di più, però io ascolto e imparo, cerco di capire, di rubare anche qualcosina, perché veramente è un piacere stare insieme a lui. E soprattutto anche televisivamente mi dicono spesso: ma quando vedi il professor Trombetti? Ma quando vedi il professor Trombetti? Me lo dice tanti amici, Luciana e tante altre persone, insomma, che mi dicono invitalo, perché è un piacere ascoltarlo. E noi, quando è disponibile, quando ha tempo, e non ne ha tanto, insomma, anche da pensionato, perché fa tante cose, ha tante trasmissioni, scrive editoriali su Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, dappertutto gli chiedono sempre. Poi quando le cose vanno male gli chiedono a lui di uscirsene, no? Cioè, mai una gioia che uno deve raccontare sempre un momento che indigna, quello. È vero, perché succede questo? Io sono disponibile con la stampa, con i giornali, con la televisione, sono disponibile perché io rispetto il lavoro degli altri, quindi capisco che quando ti chiamano tu dai un contributo non ad Angelo Pompaneo singolo, che è amico mio e mi è pur simpatico, ma non è quello, è tutta una comunità, perché la comunità delle radio, dei giornali, non ve lo dimenticate mai, è il vero caposaldo della libertà. Quindi vanno sempre sostenuti. Ci aggiungerei anche i libri, perché libri, si legge poco, anche i quotidiani vengono letti poco dai giovani. Se noi partiamo da Piazza Trieste e Trento, un giorno io e lei, e andiamo a Piazza Dante, ci facciamo una passeggiata, io la invito a vedere quanti hanno la mazzetta del giornale sotto il braccio. Nessuno più. E purtroppo hanno chiuso moltissime edicole. Io che uscivo la sera a mezzanotte per andarmi a comprare il mattino e uscire la copia calda calda, e purtroppo tutto questo è brutto, ecco, questo bisogna leggere di più, bisogna far sì che i giovani si avvicinino, bisogna leggere anche i romanzi, ricordate Italo Calvino, Il Cavaliere Inesistente e Il Visconte di Mezzanata, i libricini si leggono in un'ora, sono grandi momenti della letteratura mondiale. Si possono trovare da Feltrinelli sicuramente, oppure su internet. Ve lo ordinate, ve lo leggete, sono letture anche leggere, come diceva il professor Trombetti. Ho altre due domande per lei, professore, in funzione anche di questa squalifica di Osimhen. Lei crede che si possa ridurre di una giornata? Ma io me lo auguro, anche perché Osimhen una giornata l'ha già scontata, perché lui è stato espulso al 20° del primo tempo, non al 30° del secondo tempo. Quindi già l'ha trascorso la giornata. Fatto, una giornata l'ha fatta e una, due, basta. Mi sembra esagerato. Dobbiamo chiudere, grazie alla nostra regia Scatozza, Trapolino e Biscardi, grazie al professor Trombetti. Grazie a voi. A voi amici telespettatori, ci vediamo domani alle 18.30, 18.30 in collegamento da Gerola per l'inaugurazione del campo sportivo. Da Angelo Pompaneo e da tutta la grande famiglia di TV1 un cordiale saluto, arrivederci.